L'amica intima di Meghan Markle ha condiviso un raro aggiornamento sulla duchessa del Sussex e sui suoi due figli Archie Harrison e Lilibet Diana. L'attore e regista Tyler Perry si è detto incredibilmente orgoglioso di vedere quanto sono felici Meghan, Harry e i loro due figli dopo che la duchessa ha sopportato cose che avrebbero spezzato molte persone. Il signor Perry ha reso omaggio alla 41enne nel giorno del suo compleanno, avvenuto giovedì scorso, etichettandola come principessa Meghan. La 52enne ha condiviso una foto dell'ex attrice di Suits mentre baciava la mano di Amara Nenguk, 8 anni, nel 2019, quando ha visitato l'organizzazione benefica di Città del Capo Mothers 2 Mothers, che sostiene le madri con HIV in Sudafrica. Ha intitolato la foto su Instagram, "Ho avuto un posto in prima fila nella tua vita negli ultimi anni. Ti ho visto sopportare cose che avrebbero distrutto molte persone. Sono così incredibilmente orgoglioso di vedere quanto siete felici tu, tuo marito e i tuoi figli ora. Mi riempie di gioia dire buon compleanno principessa Meghan." Punto. Meghan e il signor Perry sono amici intimi ed è ampiamente riportato che il duca e la duchessa del Sussex hanno persino trascorso il blocco del coronavirus nella sua villa di Los Angeles. Secondo quanto riferito, Harry e Meghan si trovavano nella villa di Beverly Hills da 18 milioni di dollari, 12 camere da letto e 8 bagni del magnate dell'intrattenimento quando la nazione è stata chiusa. È anche rappresentato da parte del team che lavora con Meghan e Harry a Los Angeles. Meghan e Harry hanno tenuto i loro figli fuori dai riflettori da quando hanno preso la clamorosa decisione di lasciare lo studio e trasferirsi negli Stati Uniti. Ma Archie, 3 anni, e Lilibet, 1, sono tornati nel Regno Unito con i loro genitori a giugno per celebrare le celebrazioni del Queen's Platinum Jubilee.